che viene su tutti noi, già come il suo nome, la nuova Eva. Quindi facciamo oggi l'offerta delle mani a Maria, Regina degli Angeli, già che parliamo anche di questo tema a questa giornata. Servi, servi di Maria, prima di iniziare il nostro convegno su Boanerges, sulle tracce dei figli del tuo uomo, prima di iniziare ogni nostro lavoro, vogliamo offrirti nelle nostre mani per mezzo di Maria. Nelle nostre attività vogliamo compiere la volontà di Dio, come fece Maria Immacolata, sede della Sapienza, Regina degli Angeli, Regina delle Vittorie. Benedice dunque, Padre, con le nostre mani le nostre intenzioni di bene. O Maria, Madre del Figlio Gesù Cristo, Sapienza del Padre, Sposa dello Spirito Santo, Figlia di Dio Padre Onnipotente, dato inizio ai nostri lavori, e noi ti seguiremo con fedeltà. O Maria, candido liglio di suave virtù, alla giornata di oggi, alle nostre intenzioni di bene, pensaci tu. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre, Figlio e Spirito Santo. Prima cosa che devo dire è che è veramente una gioia vivere questo momento. Sono da gennaio qua in Italia per una licenza ai beni culturali nella Gregoriana di Roma, un cammino che sto facendo già, una lotta dopo la specializzazione a Rio de Janeiro, la mia città, il monastero di San Benedetto lì. Una cosa è studiare sull'arte cristiana in Brasile, l'altra cosa è vivere nella Vena in Italia, no? Quindi grazie a Dio sono andato al posto giusto, che pure mi fa convertirmi in più alla vita cristiana solo di studiare. Veramente è per me una grazia di Dio stare facendo questa immersione nella nostra storia dell'arte. E posso dire anche la storia della catechesi. E, io farò in questo momento un'introduzione, non chiudo niente, tante volte qua farò solo le domande per restare anche nelle vostre teste e cuore, anche perché va bene le domande, così resta questo tema a pensare in più di altri momenti. Bene, Francesco arriva pomeriggio, quindi il suo libro è questo, come si dice, la cappa, no, è, come si dice? Copertina, ecco, la copertina del libro, che lui ha scelto quella scena che voi conoscete bene, del giudizio universale di Michelangelo, la Cappella Sistina. Per questo facciamo un piccolo pezzo di questo, anche perché penso che voi già avete sentito tante informazioni su questo tema, quindi ci prendiamo
introducendo questo piccolo momento sulla base della pneumatologia, no? Dello studio dello Spirito Santo dentro della teologia. Cominciamo un po' di arte proprio per prendere questo soffio che ci porta nel mistero di Dio. Bene, è arrivato la fine dei tempi, lo scaton che porta alla teofania definitiva, quindi parliamo del giudizio universale. La copertina di Boanerges, figlio del tuono, di Vindela, quindi ci porta a questa immagine. L'artista Michelangelo sceglie una iconografia nordica, che a quello tempo era una novità per l'Italia, una scena abbastanza caotica, soprattutto ruotante. Quindi chi già ha studiato un po' pneumatologia, oppure novissimi, o anche si è messo dentro della teologia del Vangelo di Giovanni, sa bene la importanza di queste osservazioni che solo sottolineo, ma non mi fermo qua. Qui non è ancora, chi non è ancora studiato, lascio la suggestione di fare una ricerca posteriore sulle parole caos e anche su questo movimento a spirale sulla teologia giovanea. In questo senso, Michelangelo nel caos ruotante del giudizio universale vuoi presentare sì un ordine, ma con un codice non rivelato, proprio di quello spirito libero di Dio. E questo dobbiamo fare attenzione, perché il caos può sembrare una cosa difficile da capire, ma allo stesso tempo porta la grazia del Signore a essere l'unico che capisce tutto. E lì, proprio un po' nella liturgia di oggi, fare le adorazioni a quello che è unico e che c'è tutto il potere, anche delle cose che non capiscono. Quindi, per esemplificare questa novità del movimento michelangiolesco, facciamo un piccolo confronto con un altro giudizio universale, la medievale Cappella degli Scroveni, un'opera con una struttura su linee molto ordinate, i santi, il Cristo sempre in centro, questo funziona, ecco, i santi, qua, e anche gli autori, i Cristi nel centro, i condannati sotto, tutto molto, molto lineato, no? Se stiamo parlando dell'opera di Giotto a Padova, è conosciuta per i nomi della famiglia del potente banchiere Enrico Scroveni, e è stata inaugurata proprio il 25 marzo 1305, nella festa dell'Annunziazione. Quindi la dedicazione della cappella non è la cappella degli Scroveni, ma la cappella della Santa Maria Annunziata. Ok, più di 230 anni di questi, ancora un po' in più. Più di 230 anni di questo, Michelangelo completa la Cappella Sistina, come conosciamo oggi. Il Papa Paolo III Farnese la inaugura nella vigilia di ogni santi. Io enfatizzo questo, giorno 31 ottobre 1541, in una forma personale, perché è la giornata che sono nato io, non in 1541, ma in 31 di ottobre. Che tutti dicono, no, è giorno di Halloween, come mai? Ho detto, no, io sono nato nella giornata che la Cappella Sistina è stata inaugurata, nella prima e nella seconda parte, perché quando Michelangelo ha finito la volta di 1512, era pure il 31 ottobre, e dopo 41, praticamente 30 anni dopo, quando è finito il giudizio universale, il Papa ha chiesto anche di celebrare questo nella vigilia di ogni santi.
Quindi facciamo questo paragone un po' per capire questa eccellenza e novità di Michelangelo fra questi due giudizi. Come si vede, Michelangelo non ripete un ordine come da Giotto, lui non vuole tradire il suo spirito libero nel comunicare la sua arte e introdurre con una nuova ispirazione artistica per fare capire la presenza dello Spirito Santo che soffia come voi. Anche lo spazio vuoto è molto significativo e pieno di significato anche nel suo lavoro dal momento in cui hai dipinto la creazione dell'uomo. Non sappiamo bene, non è un punto da lavorare qua, ma questo vuoto, questo spazio fra una persona e l'altra è sempre stato molto pensato da Michelangelo. Non è per niente che il vuoto esiste. La pausa anche è musica. E se togli la pausa, se togli lo spazio per voi matematici, fisici, ciao, no? Quindi Michelangelo ha pensato proprio l'importanza del fra virgolette, vuoto, che non è mai quello vuoto, ma lo spazio e tutto quello che contiene, anche se non si vede. Lo spirito che sempre sta a soffiare su tutti noi. Certo che Cristo, anche in Michelangelo, è al centro, la mandorla di luce, come è fatto anche Giotto. In questo momento, parlando di arte sacra, non possiamo peccare lasciando la sagrada teologia sotto le altre scienze, come alcune cose non fondamentali per penetrare nel mistero dell'arte. Per esempio, e qui va una critica importante, non è difficile incontrare tanti che parlano della corporeità del Cristo, la sua mano destra estesa con autorità nell'atto di giudicare e spagliare il terrore del fine dei tempi, questo quando cerca un contenuto su questo capolavoro, sempre si dicono, ma pochi si attentano al vero criterio teologico che muove il giudizio di Cristo. Non è la paura, non è il terrore, non è una cosa che vuoi perdere la umanità. In questo senso i critici d'arte tante volte si perdono sottolineando letteratura, mitologia, filosofia, eh? Parliamo un po' dopo sulla letteratura di Dante, non è che non ha valore, ma dobbiamo stare attenti per cercare il centro. Anche tante volte in questa cena così piena di persone, si cerca volte di personaggi di quella epoca, polemiche, litigi fra Michelangelo e quello cerimonialista del Papa, politica e tanti altri dettagli, ma si dimentica che quell'opera era una forte catechesi e che si deve cominciare da Dio che si rivela. Studiando un po' su questo tema, ho visto anche un video che il critico d'arte metteva un titolo come questo capolavoro sia un affrontare contro la dottrina della Chiesa. Anzi, al contrario, dicono che il Papa, quando ha visto l'opera finita, si è inginocchiato. Certo che dopo viene tutta questa critica, non di lui ma degli altri, sui nudi, tutto quello che voi sapete, ma è un'opera che ti mette dentro di un mistero. Questo è un po' della polemica, no? Le persone parlano qua così e tutto quello che voi sapete, ma
Ancora sottolineo dicendo che dobbiamo cominciare dal cuore del centro, non delle estremità e delle cose curiose, ma va dritto al punto. E questa non è la mano, o neanche la caratteristica del Cristo come un colosso, proprio della forma dei corpi forti che Michelangelo sviluppa, ma il centro del giudizio universale consiste nella sua stessa passione. Nel Cristo della parusia non si può dimenticare la sua spiaga nel costato, che ancora esiste lì, perché la parusia continua il movimento della passione. È lo stesso Gesù che viene nel giudizio per salvare. Non dimenticate questo. Anche se c'è tutti i terrori, il diavolo, ma quello movimento lì è per salvare. È per portare alla fine la gioia, la novità e la infinita possibilità del regno del Padre. Sulla grande mandorla di luce non può passare inosservata in Cristo la sua piaga nel costato. È proprio questa la chiara dimostrazione del criterio che sarà usato per il giudizio: il suo amore. Nel giudizio universale Dio non lascia la sua essenza, la sua essenza d'amore accanto per giudicare, anzi, l'amore è al centro, nella sua piaga ancora aperta. Questo non si può dimenticare, perché se no, parole perdute. Quindi, quando pensate sulla Cappella Sistina, con tutte le informazioni che c'è lì, mai dimenticate il costato ferito d'amore che fa cambiare tutto. È per questo che viene il giudizio, per salvare la pienezza della creazione di Dio. Il giudizio universale di Michelangelo esalta il valore della materia, sì, la umanità, sì. Esalta tutto questo che, spinta dello Spirito Santo, può essere eccelsa e contemplabile. La presenza marcante e centrale del corpo di Cristo, che chiama tutto a sé nella volontà e nel pieno salvifico del Padre, in quell'ultimo giorno terribile e glorioso, dove finisce la storia e il tempo. Possiamo dire lì finisce anche i vostri lavori di fisica, matematica, finisce lì. Pensate che questa giornata qua sarà vacanza anche per tutti voi della ricerca. Ecco, ci siamo. Torniamo un po'. Un'altra cosa interessante è che, in senso catechetico dell'affresco, è intensamente rafforzato se ci siamo attenti alla posizione del giudizio dentro della cappella. Mentre Giotto mette la scena sulla porta di uscita, qua è la porta di uscita, vedi? La cappella è là, è l'affresco del giudizio. È sulla porta dell'uscita. Giotto voleva fare ricordare a tutti nel frattempo che, uscendo dalla messa, che non si poteva dimenticare che alla fine avrà un giudizio finale. Il Vangelo di oggi è perfetto, no? Se si ascolta ma non si mette in pratica il Vangelo, cosa serve? Farà un giudizio finale.
Quindi Gio, tu metti questa forza morale, non dimenticare. Andate in pace, rendiamo grazie a Dio. No? Ma quando era in latino si diceva come? Ite missa est. Idi, andate in missione. Era molto più forte in quello lì. Potevano pure tradurre in questo senso di finita la messa, non è che io scappo dalla chiesa, prossima settimana ci sono nuovamente, io vado in missione, quindi c'è un po' anche in questo. Già nella Sistina, no, nella Sistina la scena del giudizio è frontale, al centro del luogo del sacrificio, cioè proprio l'attualizzazione dell'offerta amorosa di Cristo sulla croce è che regge tutta la storia della umanità e che porta a compimento la promessa della salvezza. Sappiamo che di tutti i capolavori che avete lì dentro della Cappella Sistina, con tutti i potenti artisti della nostra arte cristiana, di tanti, no? Non tutti, ma tanti, il giudizio chiude la bellezza della storia della salvezza. Quindi è importante anche capire questo, la posizione dell'affresco che Michelangelo mette, che è anche una novità. Bene, adesso parliamo un po' sulla triade di Michelangelo qua, di tutte le informazioni. Parliamo di Pietro, Giacomo e Giovanni, Pietro e anche i due fratelli che sono Giovanni e Giacomo e i figli del tuono, che ci hanno chiamato così nel greco Boanerges. Quindi alcuni dibattiti per identificare gli apostoli attorno a Cristo, su questo porto la mia base sugli studi del gesuita tedesco esperto della Cappella Sistina, chiamato Pfeiffer, io uso proprio questo libro che lui ha fatto per prendere un po' di informazioni e portare a voi. Quindi la prima presenza per me molto curiosa è dell'Apostolo Giacomo insieme a Pietro. Si può passare spercepito la sua presenza, lui è qua, di forma molto interessante. Lui, fratello di Giovanni, l'apostolo senza parola, il suo viaggio missionario nella Spagna, come dice la tradizione, non è stato all'occhio umani così fertile. È tornato a Gerusalemme, dopo il suo martirio hanno portato le spoglie per essere seppellito in quello posto dove conosciamo come il centro, uno dei centri mondiali del peregrinaggio, il cammino di Compostela, il campo della stella. Questo mi fa ricordare il Vangelo che dice che le semini devono morire per dare frutti. Evidentemente così è stata la vita dell'apostolo Giacomo. Come figlio del tuono lascia così anche la sua fondazione fertile nella Chiesa. È bello anche nella realtà di tutti noi, c'è cosa che iniziamo ma no, non chiudiamo. No? Gli altri, la prossima generazione con Pietra, cosa iniziamo noi? Mi ricordo lì di Leonardo che aveva già pensato in tutto quel movimento, la forza di volare, ma non aveva ancora il motore, tutto quello. Quindi io comincio, voi dopo, e è così. Quindi proprio in questo senso, il seme che cade nella terra fertile, che muore, che può essere che nella vita non è stato così potente, ma quando va avanti il tempo la cosa nasce. Michelangelo dipinge Giacomo come quello che è pauroso tra le gambe di Pietro e Andrea. Perché la paura? Perché la paura, se era uno dei suoi,
Sarà perché inizia un nuovo tempo? Guardandolo mi fa pensare nei limiti che abbiamo tutti noi per capire questa novità piena di possibilità. Ma questa paura o limiti non ci lascia fuori del mistero di Dio se si confida nel Signore. Quindi per me è stato molto interessante guardare l'Apostolo in questa posizione, molto curiosa, anche con la faccia di paura, anche come Andrea, la faccia di paura davanti al mistero, davanti alla presenza potente di Dio. Già Pietro, questo qua, con le chiavi, davanti al grandioso e popoloso affresco di Michelangelo con i suoi 391 corpi spaziati su 200 metri di superficie, pieno di simboli teologici, filosofici, di antitesi fra i personaggi, curiosità inserite nella grande scena della parosia, ci fermiamo su queste due figure anche, Pietro e Giovanni, nel rapporto con il proprio Cristo. E come ho detto prima, vale sottolineare che di tutti i dettagli presenti nell'affresco, l'opera di Michelangelo deve essere compresa soprattutto con la prospettiva teologica. Lo che tocca a Pietro, in questo senso, si distacca la sua missione pastorale. Non solo voi, fisici, in quel momento lì è finito il lavoro. La missione di Pietro pure, la sua missione pastorale, il compito della Chiesa attraverso la salvezza dell'umanità, lì è finita. E quindi Pietro entrega nuovamente le chiavi. Lo sguardo fisso di Pietro nella rimessa del mandato di pontificato a compimento del ciclo storico e temporale della Chiesa. Il pascere, la missione pastorale Petrina è finita. Vedi che le chiavi nella mano dell'Apostolo non hanno più la impugnatura, osservate questo. Non servono più per aprire o chiudere. La missione della Chiesa è di condurre le anime, di custodire il Corpus Christi al regno di Dio, è finita. Invece la presenza di Giovanni accanto a Pietro, la fine del Vangelo di Giovanni, Giovanni 21, versicoli 21-22, Vindella nel pomeriggio, nella sua introduzione, del libro parla del progetto Giovaneo enunziato in rapporto alla parusia e secondo avvento di Cristo. Pietro dice: Signore, di questo che ne sarà? La domanda ottiene una risposta, o piuttosto una replica dura e immediata. Se io voglio che lui resti mentre io vengo, a te che importa? Tu seguimi. Quindi si lascia intendere che Giovanni non sarà messo a parte. Vindella dice qua nel libro, nei termini del rapporto tra regno e chiesa, tradizionalmente fissati nella formula già e non ancora, la profezia del restare di Giovanni in associazione al venire di Cristo sembra decisivamente orientata in direzione del regno, al superamento e compimento del non ancora del tempo della Chiesa. Quindi nella iconografia giovanea abbiamo l'Apostolo associato all'immagine dell'aquila per la lungimiranza e la profondità dello sguardo. E la teologia dello sguardo si fa cruciale per confermare la vocazione pneumatologica ed escatologica di Giovanni. Due temi interessanti in questo. La profonda capacità di penetrare nel mistero, interessante che Giovanni e il suo viso, il suo volto, non c'è paura. Lui c'è la capacità di penetrare
nella presenza, anzi lui è quello lì più avvicinato del Cristo, anche nella parosia. È in assimilazione allo Spirito che tutto penetra, anche le profondità di Dio. E anche la vocazione e missione specifica di testimoni delle cose ultime, come autore dell'Apocalisse. Con la certezza che Vindel pomeriggio parlerà molto bene sulla teologia del Io Sono. Lui anche ricorda che Ratzinger, nell'introduzione al cristianesimo in 69, dice che l'Io Sono rappresenta la formula centrale della cristologia giovanea. Guardando il giudizio di Michelangelo e la prossimità di Giovanni della mandorla del Signore, mi fa ricordare questo. È l'apostolo dell'intimità, della vicinanza con il mistero di Dio e la sua vocazione pneumatologica ed escatologica. Quello che proietta la Chiesa nell'orizzonte del regno e del progetto salvifico. Ecco, ecco nell'affresco di Michelangelo la visione di questa visione. Grazie. È possibile fare delle domande? Sì, certo, facciamo delle domande rapide e risposte rapide. Rapidissimo. Noto nella mandorla di luce l'atteggiamento della Madonna, che non guarda Gesù, ma sembra quasi distaccarsi dalla fase del giudizio. È un'interpretazione corretta, nel senso che sembra avere pietà anche in quel momento nei confronti di tutti, cioè sembra quasi che non partecipi al momento del giudizio. È in una posizione in cui guarda dall'altra parte. È un'interpretazione la mia azzardata o può essere corretta? Non abbastanza, perché è interessante che la Madonna sempre c'è sua opera di misericordia che vuole curare tutta l'umanità. In quel momento il movimento del suo volto, al contrario del movimento di Cristo, non è che non sta in quella scena lì, ma che lui non può fare più niente, più nulla. È il suo figlio, è il movimento cristologico. Lei non si mette mai davanti al suo figlio, lui sta sempre davanti. Già nel matrimonio di Cana, infatti quello che dice. Quindi è proprio quello movimento di serva, è madre, sì, ma è serva. Non è che non vuoi, no, anzi, questa teologia è bellissima, tutti noi vogliamo il giudizio universale. Se pensiamo di forma particolare, oddio, sarà che già sono a posto per Gesù arrivare oggi, ma se pensiamo in tutta la universalità, la nostra realtà, ecco, Maranatha, vieni Signore Gesù, vieni presto, per favore. Si può venire in questa situazione di Covid, tutta questa confusione, vieni, vieni, così finisce tutta questa roba. E vieni fuori tutta la bellezza che abbiamo perduto con il peccato. Quindi Maria, in quel momento lì, la sua missione anche come intercessora è anche finita. E questo è bello, perché è il compimento della promessa. Non è una cosa male, non è che lei non voglia, cioè, peccato, lui è arrivato, no, anzi, è lì il compimento della promessa, possiamo tutti tornare a casa. Quindi è un movimento molto discreto, ma molto suggestivo, di che lì il Cristo veramente è il centro, mai nessuno può portare il suo posto.